Puoi iniziare tu? Inizio io, che devo dire? Un portiere. Un portiere? Ci devo pensare. Vabbè, insomma. Allora, posso dirlo vabbè, io? Vado io. No, vai tu. Vado io dico il portiere del Verona, che è Nicolas. Ah. Io dico, che gioca contro il Pisa. Io dico il portiere del Benevento, che gioca in casa col Trapani. E chi è, scusa? E chi è? Ignorante, ora che non sei dico, altro. Va bene, ti anticipo io. Va bene, ok. Io lo volevo quindi, dire. Quindi, Gori pure io. Vabbè, Gori. Protesta. In perché protesta. Non se ne sa altri, evidentemente. Sì, no, che ne so altri. Gomis. Dove gioca? Alla Salernitana. E sono quelli. Poi non è vero, ne so un altro. Aspetta, che ci penso. Va bene, comunque anche Daniele Gori. Mentre Valerio. Mazzitelli della Ternana. Questo portiere. Non è mai Mazzitelli, aresti il portiere della Ternana. Vabbè, ma Matteo, arrestati. Tocca a Valerio dire il suo portiere. Jacobucci della Virtus Entella. Jacobucci della Virtus Entella. Hai detto succhia in diretta. Hai ragione, scusate, scucchia volevo dire. Vabbè, lasciamo stare quello che sta avvenendo. Partiamo col chi giro. Che sta avvenendo? Partiamo col giro dei difensori. Ma un ictus, Matteo, occhio. Salut Matteo, almeno togli il microfono mentre fai questi ver. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intente, al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why? Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme. Tell me why. Pero dime qué. Valerio, detto, sì, Jacobucci, sì, però tornati, scusate un attimo. Io abbiamo dovuto un attimo cambio, salvare io Matteo. Io voglio il portiere della Ternana, a questo punto arresti. Sta andando in Serie B. Vabbè, ma coraggioso. In Serie B già ci sta, in Serie B già ci sta, in Serie B già ci sta. Posso dire una cosa? Io due settimane fa ho detto Bizzarri, quindi insomma ci sta, una scelta coraggiosa. Facciamo il giro dei difensori. Bizzarri, cosa del Pescara? Esatto, io due settimane fa lo consigliai, okay. Valerio. Io Beckenbauer. Vabbè, insomma, che non c'è in Serie B. Cioè, se no, mi sa che non gioca domani. Non gioca domani. Ah, sì, allora, scusate, Cabrini. No, beh, posso dire, posso iniziare. Cabrini gioca. Posso vai, iniziare, Capitan vai, Frara. Frara, addirittura. Ci ha anche salutato, insomma. Vabbè, non stavo dicendo io. Vabbè, non ci crediamo perché non è mai vero, sono da Laverone dell'Avellino. Laverone dell'Avellino, completo io dicendo Bonifazzi dello SPAL. Dello SPAL. Non so che lingua sia. Visto che ne abbiamo parlato oggi anche di Bonifazzi, ce l'ha consigliato il nostro Angelo. E io Ponzi. Subito. No, no. Angelo Pisani che ha parlato prima. Quindi, insomma, io lo consiglio, lo butto subito in campo. Valerio, il giro dei centrocampisti. La palla ripassa. Io, Cesar Falletti. Ternana Avellino. Cesar Falletti, insomma. Vado io. Ci prevedono tanti può gol. Stefano Mauri. Ma incredibile. L'abbiamo parlato, lo volevi dire anche diciamo te. Diciamo che lui lo conosci, insomma. Io a centrocampo dico Acosti della Tina. E tu che sei Acosti anima viva? Di parte. Giusto. Da? No, sto pezzo non lo da so. Da codesto mondo, da codesto logo. Io ti posso dire che sono morti. Io ti posso dire amor che al corgetti ratto s'apprende, mi prese la costui bella persona nel modo in cui ancora m'offende. Amor che nulla amata mar perdona, mi prese del costui piacersi forte e come vedi ancora non m'abbandona. Amor che mi condusse ad una morte, Caina attende che a vita ci spense, queste parole da lor ci fur porte. Vabbè, bravissimo, direi gli applausi meritai dello studio, ma io vado col mio centrocampista che è non è Ciciretti del Benevento. Che sta facendo molto bene. Se vuoi dire Ceravolo. Ceravolo è un attaccante, lo puoi dire adesso. Vabbè, vogliamo una sinistra. Mostra ancora una volta il suo non essere preparato su nulla. Il blog non so nulla di nulla quest'oggi. Ma infatti lo fate. Allora te fai il blog dal 1900 il calcio a Roma? Perché insomma, a questo punto se vi scambiate i ruoli è questa. Quindi te hai detto Ceravolo come attaccante? No, c'è l'attaccante Donnarumma. Donnarumma, va bene, che non è il portiere, ma invece io Marco ho due attaccanti. Li dico tutte e due. Oggi ho deciso. Floro Flores. Oggi ho deciso così. Vabbè, visto che la Serie B te li lascio. Ho due attaccanti perché, come avevo detto prima, per gli scommettitori la partita Bari Novara è da over. E quindi ti cito uno per parte. Ti cito
Antonio Floro Flores del Bari, che l'avevamo già, l'avevamo già previsto. E ti cito aspetta anche, dopo. E ti cito anche Chicco Macheda, che secondo me può replicare al gol, diciamo, fortunoso di sabato scorso. Ok. Daniele, vuoi dirci il tuo? Ci hai detto Donnarumma. Matteo, dici... Alfredo Donnarumma. Sì. Dici il tuo. Dici Ceravolo. Di Carmine, ma volevo anche cambiare. Sì, esatto. Campo, perché visto che sei andato a vedere che esiste qualche anche altro centrocampista. Hai confermato la tua ignoranza. È da poco passata la festa del papà, ci siamo riempiti i zeppoli di San Giuseppe, quindi io volevo consigliare un Seppolino. No. San Giuseppino. Per fare una settimana un po' più dolce, cassata. Ah, ma giusto. Qual è il nesso tra la festa del papà cassata, San Giuseppe e la cassata siciliana? Io direi che sono voli pindarici. Bravo, sono voli pindarici. Io invece direi che consiglio Coronado del Trapani. Andrea vorrei dire Coronado. Andrea Coronado. Consiglio. Bene, ha coronato il suo sogno. Comunque voglio dire, ecco, stiamo arrivando in chiusura anche di questa puntata. Tra poco, insomma, si dovrà giocare anche spattonato, ma 4:30. No, siamo stiamo per arrivare, insomma, siamo alle curve finali. Questo pomeriggio si giocheranno una partita alle 18:30, mentre un'altra alle 20:45. In particolare l'anticipo sarà Cittadella Spezia, l'anticipo di questo sabato pomeriggio, mentre stasera Benevento Trapani. Benevento Trapani quasi un testa coda, ma il Benevento, secondo voi il Benevento riuscirà a riprendersi? Valerio, secondo te il Benevento riuscirà a dare una scossa a questo campionato che sta calando? Tardi? Se la bomba Mauri Cardi. Sì, ma adesso stiamo parlando del Benevento, insomma, qual è il nesso del Beneplacito con i Cardi? Valerio, che ci dici del Benevento? Secondo te si rialzerà? Ma secondo me no. Secondo me no, è la classica squadra che fa bene nella prima parte di stagione, arrivata poi alla seconda fa male, da Benevento diventa Malevento. Come già era passata da Maleventum a Beneventum, adesso ritorna. Perché la storia è un continuo susseguirsi. L'eterno ritorno, come diceva Nietzsche. O forse i corsi e ricorsi storici di Vigo, stai citando. Quelli là, e quindi proprio loro. Maleventum, Beneventum, poi dirà è tutto a posto, è tutto a postum, poi, no, dici, no, ma a pestum, tutto a pestum. Poi io stavo parlando. Una donna e diventeranno non niente ventum. Qualcuno lo muti. Sì, veramente, è una delle cose più tristi che abbia mai sentito in tutta mozzategli la mia vita. Mozzategli la lingua. Trucidatelo. E invece poi l'altro anticipo di questa sera, invece di questo pomeriggio, ascelle, Marco. Cittadella Spezia. Io stavo parlando di Cittadella Spezia comunque. Vabbè, qua però posso dire sono gettato fango contro di me, delle falsità sono contro gettato fango. No, viene gettato fango contro di me. No, sono gettato fango, ha detto. Vabbè, una costruzione un po' latineggiante. Comunque dicevamo sempre del Cittadella Spezia, anche il Cittadella è una squadra che nelle ultime giornate sta avendo qualche difficoltà. Ricordiamo la volta scorsa è stata rimontata dall'Ascoli. Vero. Per 2-1 da Orsolini negli ultimi minuti. Oggi comunque gioca una partita contro lo Spezia, che però è in zona playoff, anche se è in difficoltà. Come la vedete, Matteo? Come pensi che si aprirà questo turno con Cittadella Spezia? Come le vedi queste due squadre? Due squadre che sicuramente devono dimostrare qualcosa entrambe. Non è uno scontro al vertice, ma sicuramente sono due squadre. Il Cittadella, che ricordiamo, bella, è nono, e lo Spezia invece si deve rialzare dopo l'ultima sconfitta. Non è vero, non ha perso a pareggiare. Vabbè, lo dici a me che non so le cose. Sei una vergogna, la vergogna del giornalismo. Non sarai mai una vera moglie. Io credo che la colpa sia nostra, che ancora lo facciamo parlare. Sì, esatto. Non sarai mai una buona moglie, come dicono a Mulan. La corsa playoff è, diciamo, un via vai importante per capire gli obiettivi di queste due squadre. Perché Roma Spezia comunque sarà una bella partita. Non è al vertice, ma allo stesso modo importante per vedere lo stesso Modric squadre per la lotta playoff. Daniele invece c'è la Salernitana che gioca contro ma sì, ti vedevo che stavi sfumando, quindi la Salernitana gioca contro l'Ascoli, che ha vinto e rimonta la settimana scorsa. Contro chi ha vinto e rimonta? Contro no, scusa, l'Ascoli ha vinto e rimonta. La Salernitana contro chi ha vinto? La Salernitana ha vinto contro l'Entella per 1-0. Ma invece, insomma, parliamo di questa Salernitana.
Secondo te, te consigliate anche Donnarumma come attaccante da schierare? La vedi bene? Sì, vabbè, contro, in casa contro l'Ascoli, se la squadra di Bollini sarà in grado di fare almeno due risultati utili consecutivi, si potrebbe anche rilanciare magari in un certo senso. Comunque sì, 39 punti, diciamo che il bello della Serie B, se siete d'accordo con me, lo dicevamo anche ieri a Club de Football io e Matteo, che insomma la Serie B ha una classifica in cui molte squadre possono rientrare nel gioco playoff e in coda molte squadre che possono rischiare i playout, quindi è bello avere una classifica corta da questo punto di vista, ma soprattutto tanti posti per un piazzamento finale, perché poi lo diciamo spesso che in Serie A quest'anno non c'è competizione, perché le ultime tre vanno in Serie B dirette, le altre sono più forti, insomma un modello Serie B anche per la Serie A, con magari playout, però solo giusto playout, dici due posti, però magari cioè, dei playoff, i playoff per esistono, perché se no, se ci vai a pensare, stavo pensando l'altro giorno, la Serie B sarebbe troppo distacco, no? Cioè nel senso, tu hai tre squadre che si qualificano, sì, nella serie. Che non lotti, esatto, per nulla. Dal sesto posto al quindicesimo non lotti per niente, nulla. Invece per playoff tu hai, fino ad esempio la Serenità dovrebbe stare a 5 o 6 punti dalla zona playoff. Sì, esatto, e proprio questo è il bello, che con due vittorie ti rilancia, anche perché poi là si sa che in Serie B si perdono molti punti per strada anche in maniera inaspettata, sì, insomma. Tipo Bari, Benevento 0-4. Sì, sì, esatto, esatto. O anche tutte... Bari 4-0, quella è stata proprio allucinante. Esatto, esatto. Insomma, da questo punto di vista, quindi è una classifica corta. Una... Però avevi sbagliato pure il Milan, perché tu c'avevi 1xO e era fino 1-0 col Genoa. Vabbè, quindi voglio dire, per fortuna che solo per quella partita non ti ha saltato tutto. Il solito Simeone non si rende più, non si erge più ai suoi livelli ormai. Continuando, invece, insomma, ovvia fa il piangina, sì. E poi segna. Contro chi gioca la prossima settimana, Matteo? E dove gioca il Genoa? In casa contro il? Contro? No. No, non ha giocato alla seconda giornata. Ma gioca in Serie B. Adesso lo andremo a prendere. Gioca in Serie C, a dire ancora peggio. Gioca in casa contro l'Atalanta, che è una squadra che in difesa si sa posizionare molto bene. Gioca in maniera molto simile. Speculare. Le due, sì, 3-4-3. Tutte diciamo che io la però una partita, una bella partita. È un Genoa-Atalanta, Zeggo Simeone. Ma infatti devo vincere sicuramente. È il pianto, ha sentito. Ma vogliamo dire una cosa? Posso lanciare? Rispetto per tutti, paura di nessuno. Rispetto per nessuno, posso, paura per posso, Borussia è forte e vincerà. No, posso lanciare solo un'altra cosa, visto che non possiamo dare i consigli del fantacalcio. Vorrei un attimo fare un saluto a tutti gli amici, tifosi, dirigenti, addetti ai lavori dello Sborussia, che sta avendo veramente un periodo molto positivo. E appunto speriamo di continuare comunque così. Ci arrivano altre notizie per quanto riguarda l'incontro della mia ragazza con Fraro, Fiamozzi. E Fiamozzi, giuro, erano loro due al binario 7 di Tiburtina, vestiti con delle tutine blu. Ce le sta descrivendo. Vabbè, come extraterrestre. Tutine blu saranno le tute sociali. Il diretto Frosinone Ferrara non esiste, perché sono di venire a Roma. Sì, devono, ma io guarda, li vidi anche quando andavano l'anno scorso. Li vidi, passato remoto. No, l'anno scorso. Sai il valore, sai il passato remoto ha valore di perfetto. Quindi un'azione corretto, conclusa. Pensa. Un'azione conclusa, l'azione di un anno fa. Ma che serve? È un'azione che però un'azione che ancora ha le sue conseguenze nel presente. E quindi stiamo parlando del Frosinone. Ma io li vidi l'anno scorso, azione conclusa. La classifica è nostra. Io li vidi adesso, mi sono ricordato. È tutto molto corretto, peccato che te non riesci a cogliere le sfumature. Comunque li vidi quando dovevano andare a Milano per giocare contro il Milan, no? Quella partita 3-3 che poi sì, sbagliò anche un rigore il Frosinone. C'era Mescia Antonelli, il gol della vita. Sì, sì, esatto, ma esatto. Comunque un giocatore su FIFA che era chiamato da Caressa Filippo Antonelli Agomeri. Sì, esatto, Antonelli Agomeri. Agomeri, sì. È grande del Padova, se non sbaglio. In Serie B un che giocava al Padova, credo. Giocato al Padova. Bosin. Posingua del Celtic. Chi non se lo ricorda? Comunque io volevo lanciarvi questa proposta. Visto che non possiamo dare i consigli del fantacalcio, vi chiedo uno per uno l'acquisto che vi ha reso più orgogliosi quest'anno. Visto che ormai è arrivato anche il mercato di gennaio, le rose sono fatte e rimangono quelle. Quindi il giocatore più che ci ha fatto sognare. Sì, esatto, esatto. Vai, mi vorrei tenere per ultimo. Vabbè, Matteo. Comincio io con Dries Mertens, giocatore pagato due spiccioli. Il grande Walter Sabatini me l'ha consigliato. In realtà sono io Walter Adesso Sabatini, io l'ho,
l'ho presa a pochi spiccioli, immaginando l'infortunio di Milik, immaginando che Mertens sarebbe stato messo prima punta. Adesso si bulla della sua fortuna. Non è la mia fortuna, è la mia bravura. Mi dispiace, Marco. Va bene, che peccato che delle tre triplette di Mertens due siano state inutili. Vabbè, queste sono argomentazioni contro che pesa.